Perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo tenuto il via, possiamo partire con il Consiglio Comunale. Da questo momento stiamo registrando. Quindi partiamo con l'appello nominale. Quindi do la parola al segretario. Buonasera a tutti. Lucco Diego. Presente. Principi Francesco. Presente. Staino Domenico. Presente. Villa Federica. Presente. Gaeta Cosimo. Presente. Gaido Claudio. È assente giustificato. Assente. Clerico Domenico. Presente. Amico Caterina. Presente. Ventrice Cristian. Presente. Ganci Andrea. Presente. Salomone Giulia. Presente. De Maria Francesco. Presente. Speca Marco. Presente. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, a questo punto partiamo con se non ci sono interventi con i verbali della seduta precedente. Se non ci sono interventi li diamo per letti ed approvati. C'è qualche intervento sui verbali della seduta precedente? Nessuno, quindi li diamo per letti ed approvati. Quindi sono approvati i verbali della seduta precedente. Primo punto all'ordine del giorno, regolamento per l'istituzione, l'applicazione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 160 del 2019, articolo 1, commi 816-836, decorrenza 1 gennaio 2021. Relaziona il consigliere Ventrice. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, non sto a ripetere quanto già citato dal presidente Lucco. Aggiungo che, come si può vedere nelle disposizioni generali appunto del regolamento, questo regolamento disciplina anche, oltre a quanto già detto, il servizio delle pubbliche affissioni. In particolare, la cosa importante, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione dal 1 gennaio 2021. In altre parole, quello che riguarda la TOSAP e le pubbliche affissioni che erano prima, diciamo, attive sono state abolite. Ed è stato istituito un canone unico che ingloba le stesse tariffe. Non è più però una tassa tributaria, bensì un corrispettivo. Per entrare un pochino nel dettaglio, in particolare all'articolo 8, troviamo le regole per la quantificazione del canone. Allora, innanzitutto il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera, di cui è in base appunto alle misure definite nella delibera di approvazione delle stesse tariffe. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati, quindi si tengono in considerazione la classificazione delle strade, la superficie del mezzo pubblicitario e la modalità di diffusione del messaggio e vengono distinte le insegne luminose piuttosto che quelle appunto opache, la durata della diffusione del messaggio e il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione. Per Villa Stellone, l'agenzia che si occupa della riscossione e delle tariffe, quindi, e del contatto con gli utenti e la Maggioli di Carmagnola. L'altro aspetto che viene regolamentato riguarda le occupazioni e all'articolo 19 viene specificato appunto come sono
diciamo, come vengono distinte, individuate le occupazioni, non sto a elencarle, ci sono una serie di punti che vanno dal punto A al punto K che le identificano. E per quanto riguarda questo tipo di per quanto riguarda le occupazioni, la determinazione del canone avviene in base alla durata, alla superficie espressa ovviamente in metri quadri, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata dal territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Il penultimo punto riguarda la diffusione invece dei messaggi pubblicitari. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni e il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nel regolamento del piano generale degli impianti pubblicitari approvata con la delibera del Consiglio Comunale del 3 novembre, numero 56 del 3 novembre del 97. Qui è anche molto simile per quanto riguarda la determinazione del canone dei messaggi pubblicitari. La diffusione dei messaggi pubblicitari, la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadri indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. L'ultimo punto che riguarda questo regolamento fa riferimento invece alle pubbliche affissioni, dove appunto la determinazione della tariffa del canone è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Fondamentalmente la cosa più importante è quella che ho detto all'inizio, cioè che la TOSAP e la pubblica affissione sono state abolite ed è stato istituito un canone unico, come in realtà abbiamo già visto bene anche durante la Commissione 1. Quindi io avrei terminato. Perfetto, grazie consigliere Ventrice. Allora, su questo punto ci sono degli interventi? Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi passerei alla votazione. Allora, presenti, segretario, mi confermi, risultano 12. 12, 12. Presenti 12, astenuti? Ah, no, dobbiamo fare l'appello nominale. Sì. Prego. Procedo all'appello per la votazione. Allora, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Gaido Claudio. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Gaci Andrea. Favorevole. Non sentivo. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Favorevole. Ora passiamo alla votazione per l'immediata seguibilità nelle stesse modalità. Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Gianci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Pega Marco. Favorevole. Grazie.
Ok, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Relazione al consigliere Ventrice. Sì, anche questo regolamento è stato oggetto della Commissione 1. Andrò ad evidenziare giusto i punti salienti per darne visibilità un po' a tutti. In particolare l'articolo 2, cioè il presupposto del canone. Il canone è dovuto per l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Qui il criterio per la determinazione della tariffa, come più o meno abbiamo visto prima, riguarda ovviamente la classificazione delle strade in ordine di importanza, che tra l'altro anche per il regolamento precedente lo trovate al fondo, l'entità dove sono distinte le varie vie e strade del nostro paese, l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, la durata dell'occupazione e la tipologia. E in ultimo, per quanto riguarda le modalità e i termini del pagamento, gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui l'articolo 5 del codice, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005 numero 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. E anche qui avrei concluso, come dicevo, anche in questo regolamento al fondo, nell'allegato A, trovate tutte le categorie delle strade. Avrei terminato. Grazie, consigliere Ventrice. Ci sono interventi per questo punto? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Passiamo allora alla votazione. Doppia per molte delibere, saranno sempre due votazioni, per quasi tutte. Luco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Enrico Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Spiega Marco. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità, Luco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Da Cosimo. Favorevole. Guido Claudio non c'è. Clerico Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Spiega Marco. Favorevole. Grazie. Allora, terzo punto ordine del giorno, imposta municipale propria, IMU, approvazione aliquote anno 2021. Relazione al sindaco. Sì, grazie presidente, buonasera a tutti e benvenuti. Allora, mi sentirete ripetere più volte i prossimi punti. Mi abbasso un po' il volume perché mi sento un ritorno. Comunque, per quanto riguarda questo punto, che è relativamente all'IMU, l'aliquota che è stata prevista per il 2021 è identica a quella che era prevista dal 2019, 2020 e 2021. Abbiamo riproposto la stessa aliquota, lo vedremo poi anche nel bilancio. Abbiamo mantenuto quelle che sono le tassazioni relative alla costruzione del bilancio, quindi l'IMU, la TARI e l'IRPEF, che sono un po' la colonna portante del nostro bilancio, soprattutto per le entrate,
invariate. Siamo riusciti a fare questo percorso e a quadrare in pareggio il bilancio. Le varie aliquote le declino un attimino proprio per rendervele visibili. Sostanzialmente sono al 6 per 1000 per quanto riguarda le categorie catastali a 1, a 8 e a 9. Sono al 6 per 1000 per quanto riguarda gli alloggi cosiddetti case popolari, ACP o ATC nelle varie declinazioni. Dopodiché tutte quelle che sono le seconde case e che entrano in linea retta con il primo grado, che vengono utilizzate come abitazione principale, sono il 10,6, tenendo conto di una base imponibile ridotta del 50%. Dopodiché c'è un 1% per quanto riguarda i fabbricati rurali, c'è un 2,5% per quanto riguarda i fabbricati che sono in fase di costruzione e che devono essere ancora venduti, proprio per agevolare le ditte, le imprese che stanno costruendo e che non hanno ancora venduto. Poi ci sono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale D, quindi lasciatemi dire tutte quelle attività legate al lusso, che sono al 10,8, che è l'aliquota più alta, e poi ci sono quelli che sono chiamati terreni agricoli, aree fabbricabili e altri immobili, che sono al 10,6. Ecco, queste aliquote sono rimaste, come vi ripetevo, invariate rispetto allo scorso anno. Ecco, grazie, non ho altro da dire. Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo punto. Prego, consigliere De Maria. Buonasera a tutti, innanzitutto. Volevo fare una riflessione. Se non ricordo male, negli anni passati, rispetto a questa aliquota, specialmente per le case, ovviamente per le abitazioni principali, si era deciso di aumentare dello 0,1, come hanno tutta la possibilità tutti i comuni, e arrivare appunto allo 0,6. E questa c'era stata giustificata col fatto che comunque avevamo il debito Fiat, che era lo spada di Damocle sulla nostra, insomma, dovevamo recuperare dei soldi. Ora che non c'è più il debito Fiat, noi auspicavamo che questo 0,1 venisse tolto, o meglio, se ormai le cose, i dati sono fatti, da tenerlo in considerazione per la prossima volta, insomma, un segnale bisognerebbe darlo, secondo noi, poi ovviamente spetta a voi di decidere. Questo è quanto, poi se potete delucidarci su questo ne saremo felici, via. Ok? Grazie consigliere De Maria, ci sono altri interventi? Sì, volevo semplicemente dare un minimo di giustificazione, nel senso che noi, come vi avevamo preannunciato, abbiamo completato la parte economica del debito Fiat, che l'abbiamo saldata con al 31/12. Nel frattempo però stiamo aspettando la relazione della Corte dei Conti che ci dia il delibera definitivo. Penso che fino intorno a giugno, questo primo semestre, saremo vincolati ancora da questa decisione. Nella preparazione del bilancio abbiamo ritenuto di tenerlo così. Vediamo, questo può rimanere, chiaramente rimane anche agli atti, vediamo se nel bilancio, nel nuovo bilancio che faremo il prossimo anno, riusciamo anche a portare indietro questa piccola percentuale. Vi rammento anche che questa attività si era sommata, questa aliquota, perché se vi ricordate l'anno scorso, avendo tolto la TASI, che prima era questa, le accorpandole, la somma delle due attività aveva portato a questa aliquota anche alta. Comunque lo 0,1 possiamo verificarlo con la ragioneria nel bilancio 2022 di previsione, proviamo a fare una simulazione e vediamo se il bilancio regge e tiene il sistema, anche perché chiaramente poi non vuole essere una giustificazione, sono entrate altre problematiche di tipo sanitario a quale abbiamo compensato. Comunque la teniamo in considerazione. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi su questo punto? Nessuno? Allora passerei alla votazione. Ok, passiamo alla votazione. Allora, Luca Diego. Favorevole. Principi Francesco. Risanino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole.
Gaeta Cosmo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Caterina. Favorevole. Cruce Cristian. Favorevole. Gancia Andrea. Astenuto. Gancia Andrea. Astenuto. Sì, sì, grazie. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto. Spega Marco. Astenuto. Passiamo all'immediata eseguibilità. Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Il sì deve accendere il microfono. Io lo sento da qui, che sono nella stanza a fianco. Avete ragione, scusate, favorevole. Scusa. Ok, ok. Non avrebbero sentito gli altri. Quindi Cristiano Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Astenuto. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto. Spega Marco. Astenuto. Grazie. Ok. Quarto punto ordine del giorno, addizionale comunale all'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione per l'anno d'imposta 2021. Relazione al sindaco. Sì, anche qui, come vi dicevo prima, questa addizionale, che è quello che prende un po', no, che va nelle nostre buste paghe, sostanzialmente quella che è la tassazione sulle persone, abbiamo mantenuto lo stesso valore dello scorso anno con un'esenzione totale per redditi complessivi inferiori a 10.000 euro, quindi zero. E da 10.000 euro abbiamo mantenuto l'aliquota dello 0,7 e questo, per onore di cronaca e di verità, per rispondere anche al collega consigliere De Maria, gli altri anni era 0,8, eravamo riusciti a passarlo l'anno scorso, dovrebbe compensare il punto. Questo è per dimostrare che cerchiamo dappertutto di fare lo sforzo per far quadrare i conti, cercando di pesare il meno possibile sulle tasche dei nostri contribuenti, dei nostri cittadini. Niente, la tassazione è comunque rimasta invariata. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi su questo punto. Prego, consigliere Maria. Ma innanzitutto volevo dire, come sempre, chi non deve parlare spenga il microfono, perché io faccio fatica a sentire le parole nitide, per cui potrebbe essere un aiuto a sentir meglio. Ma riguardo questo punto, noi auspicavamo, come ho detto prima, anche qua un aumento della quota di esenzione, ma sempre per dare un segnale rispetto a quello che anche sta capitando. Poi ovviamente, se lo si farà il prossimo anno, come magari ci ha detto già il sindaco nel punto precedente, noi ne terremo conto, però per adesso ci speravamo, ecco, insomma, che riuscivamo nello sforzo di far quadrare tutti i conti. Tutto qua. Grazie. Grazie consigliere De Maria, ci sono altri interventi su questo punto? Nessun intervento, allora passerei alla votazione. Va bene. Allora, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristiano Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Astenuto. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto.
Speca Marco. Astenuto. Per l'immediata eseguibilità, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta. Sì, sì, ho sentito. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Mentrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Astenuto. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto. Speca Marco. Astenuto. Grazie. Ok, quinto punto ordine del giorno, determinazione della misura dell'acconto Tari per l'anno 2021 e delle scadenze dei versamenti. Relazione al vice sindaco Ristaino. Buonasera a tutti, in questo punto si definisce un atto dovuto che è quello dei criteri di pagamento Tari. Come sapete nell'anno 2020 abbiamo dovuto modificare parzialmente quello che sono stati i criteri di pagamento con l'avvento ovviamente del Covid. Avevamo spostato già la prima rata a luglio del 2020 con conseguenti altre due rate a settembre e dicembre. Fu introdotta soltanto dall'anno scorso anche quello che fu il saldo che attualmente andremo a pagare ora nei primi mesi del 2021. Detto questo, la delibera comunque definisce quello che diciamo è abbastanza lo stesso contesto di pagamento, spostando per anticipando comunque l'aliquota a giugno per la prima, settembre per la seconda e ottobre per la terza rata. E ovviamente con una soluzione di saldo di pagamento nei primi mesi del 2021. Penso mi fermo. Ad aprile dell'anno dopo c'è il saldo. Sì, sì, sì. Ok, grazie vice sindaco Ristaino. Ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliere De Maria. Sì, più che altro è una domanda. Negli scorsi anni, quando si parlava di appunto di Tari, era emerso, perché un dato che avevate espresso voi, era emerso che c'erano molte morosità e che questo faceva emergere anche il rischio di aumentare eventualmente le eventuali tariffe per cercare di coprire queste morosità. Allora la nostra domanda è se, per quanto riguarda le morosità, a che punto siamo e se eventualmente si è riuscito a recuperare qualcosa rispetto a questo. Tutto qui. Grazie consigliere Maria. Allora, prima di dare la parola al vice sindaco che risponde, chiedo se ci sono altri interventi, così li riassumiamo. Non ci sono, allora prego consigliere vice sindaco Ristrello. Allora, le tariffe attualmente sono rimaste invariate per gli anni in corso, per quello che sono state gli attuali pagamenti. Le morosità in teoria mi posso un attimino concertare con la dottoressa Ruffolo e posso farti sapere in un secondo tempo, per carità, assolutamente nessun problema, ti contatto se per te non è un problema, lo vedo un attimo. Va bene, grazie. Grazie consigliere Maria, ci sono altri interventi? Nessuno, allora passerei alla votazione. Allora, passiamo alla votazione. Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Astenuto. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto. Speca Marco.
Astenuto. Per l'immediata eseguibilità, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristiano Dico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Lenita Cosimo. Favorevole. Clerica Domenico. Favorevole. Nico Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Astenuto. Salomone Giulia. Astenuta. De Maria Francesco. Astenuto. Speca Marco. Astenuto. Grazie a tutti. Sesto punto all'ordine del giorno, articolo 172 del testo unico sugli enti locali, legge 267 del 2000, verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, da cedersi in proprietà o diritto di superficie. Relazione l'assessora Villa. Buonasera a tutti. Allora, l'articolo 172 appunto del 267 sancisce l'obbligo per i comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità delle aree la qualità e la quantità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, oltre che stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di area di fabbricato. Queste aree interessano le zone oggetto di piano di edilizia economica popolare e di piano di insediamento produttivo. Attualmente sul territorio comunale non sussistono aree o fabbricati per le quali sia possibile avviare questi procedimenti, sia per il PEP, che è il piano di edilizia economica popolare, che per il piano di insediamento produttivo. Perché tutti quelli che erano stati precedentemente approvati dall'amministrazione comunale sono stati completamente assegnati e quindi a oggi non è possibile stabilire questo prezzo di cessione, in quanto non ci sono proprio nemmeno le aree da poter cedere in proprietà o in diritto di superficie. Non ho altro da aggiungere. Grazie assessore Villa, ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, allora passerei alla votazione. Passiamo alla votazione. Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristiano Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Speca Marco. Favorevole. Grazie. Passiamo al prossimo settimo punto all'ordine del giorno, legge regionale 7 marzo 1989, numero 15, definizione quota oneri di urbanizzazione per interventi relativi agli edifici di culto per l'anno 2021. Relazione all'assessora Villa. L'articolo 4 della legge regionale 3997 prevede che possa essere o riservata o eventualmente accantonata dai comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose. Quali tipi di interventi? Sia opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento o di eliminazione parziale o totale delle barriere architettoniche, senza nemmeno escludere però le opere di nuova realizzazione. Siccome queste domande dovevano essere presentate entro il 31 di ottobre del 2020, non essendo pervenuta alcuna richiesta in merito,
non viene accantonato nessun importo per l'anno 2021. Non ho altro da aggiungere. Grazie, Assessora Villa. Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi, allora prego per la votazione. Allora, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Spega Marco. Favorevole. Grazie. Perfetto. Ottavo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Relaziona il sindaco. Grazie. Allora, come ben sapete, il bilancio è sempre un momento importante della nostra vita comunale. Più che mai quello di previsione, perché comunque in qualche maniera dà mandato all'amministrazione, al consiglio e alle attività comunali la visione che deve avere della comunità stessa, no? E il bilancio di previsione, proprio perché previsionale, è fondato su principi fondamentali che sono universalità, integrità, veridicità, correttezza, trasparenza, prudenza. E tutti questi elementi il Consiglio Comunale e l'amministrazione insieme, perché comunque il gruppo che conta, ha tenuto conto. Ha tenuto conto perché poi alla fine questo bilancio di previsione 2021-2023 è lo strumento che tutti i giorni i nostri funzionari utilizzano, no? Perché andiamo ad incasellare in ogni capitolo quelli che sono i denari occorrenti per svolgere l'attività. Io ringrazio veramente di cuore la responsabile della nostra ragioneria, perché con molto sforzo e molto dinamismo e la sua solita tenacia è riuscita anche quest'anno in tempi record a confermare un bilancio di previsione. Questo è importante, lo dico perché non è così scontato. Normalmente i bilanci di previsione traghettiamo verso l'estate e questo vuol dire per gli uffici e per i cittadini, vuol dire usare i dodicesimi e questo complica tantissimo la vita sia a livello cittadino che a livello amministrativo, perché non hanno le spese, come dire, incasellate, corrette, non si sa mai dove andare a finire. E questo va dato atto che l'ufficio ha lavorato con molta solerzia, tutti gli uffici hanno collaborato contribuendo alle loro aspettative, a quelle che per ogni ente sono le loro uscite e le loro entrate, cercando di quadrare questo bilancio che in un periodo come questo di pandemia ha creato veramente criticità, grosse criticità. Abbiamo fatto un bilancio preventivo con stime prudenziali e vi devo dire in totale franchezza che sono contento, perché in qualche maniera anche il paese, i nostri cittadini hanno tenuto abbastanza, e questo vuol dire che in qualche maniera tutti noi abbiamo aiutato il sistema a essere perlomeno tranquillo. Abbiamo una battaglia ancora difficile quest'anno con la pandemia, perché sono convinto che ancora il 2021 sarà in qualche maniera, io spero con qualche ottimismo in più, però segnato da momenti alti e bassi. La vaccinazione è fondamentale, andiamo su quella strada, magari ne parliamo dopo, però sostanzialmente il profilo del nostro bilancio ha tenuto degli standard alti sotto tanti punti di vista. Innanzitutto, come dicevo prima, le aliquote delle tassazioni che fanno la spina dorsale, che sono IRPEF, IMU, TARI, in qualche maniera siamo riusciti a calmierarli, a tenerli invariati.
rispondo indirettamente al collega sempre De Maria, perché l'ho visto per il, bilancio, la morosità dell'Atari si è ridotta, ti sapremo dire in che percentuale, però abbiamo visto che sono rientrate soprattutto, siamo riusciti a calmierare questa morosità dando respiro con uno scaglionamento degli importi non dovuti. Ecco, siamo riusciti a sistemare il tiro sotto questo profilo, scaglionando questo debito, ed è stato, devo dire, in qualche maniera è stato molto apprezzato. Quindi sotto il profilo di tassazione siamo rimasti invariati. Sotto il profilo sociale, piano sociale, abbiamo mantenuto tutto quello che sono i servizi per la scuola, come lo scuolabus, il servizio dell'estate ragazzi l'abbiamo riprogrammato, le borse di studio ai laureandi le abbiamo riprogrammate, abbiamo cercato le varie società, le varie associazioni, che purtroppo quest'anno hanno patito veramente l'inverosimile, perché non si sono potute incontrare, non hanno potuto fare attività. Abbiamo cercato di dargli supporto, soprattutto a quelle che avevano i mutui accesi, come la parte sportiva del calcio, la parte del tennis e la parte della pallavolo. E l'abbiamo reinseriti all'interno dei nostri contributi. La protezione civile che ci ha supportato. Abbiamo previsto un grosso percorso di digitalizzazione, e questo sono contento, perché vi posso garantire che siamo uno dei primi comuni che ha introdotto questo percorso, vincendo quel famoso bando, e oggi gli uffici lo stanno, l'ufficio soprattutto legato all'informatica lo sta portando avanti, e con i Pago PA e con la digitalizzazione dello SPID, che tra l'altro diventerà obbligatoria. Quindi abbiamo il compito anche noi amministratori di dire a tutti i nostri cittadini che d'ora in poi, voglio dire, dobbiamo fare lo sforzo di digitalizzarsi un po' di più con la richiesta dello SPID tramite la posta. E questo quindi porterà all'interno del nostro comune grosse innovazioni. Prosegue tutto il discorso legato all'incentivo dello smart working, e queste sono, come dire, tutte risorse economiche che sono all'interno del comune che abbiamo rimesso in campo. Contributo alla scuola, come avevamo e siamo abituati a dare, nella misura di 3-4 mila euro, adesso mi sfugge la cifra. Dopodiché stiamo continuando e proseguiremo, perché è corretto che sia così ed è anche un vincolo all'attività di ionizzazione dei locali comunali mensile per via del Covid, sostanzialmente, quindi la disinfestazione, tutto quello che è legato anche al protocollo che abbiamo messo in piedi con i dipendenti comunali che hanno assistenza al pubblico, quindi con un tampone bimestrale presso il nostro centro di Chieri, per qualche maniera essere tutelati e in qualche maniera essere tranquilli. Ecco, sono tutti investimenti che abbiamo messo in campo e che continueremo a tenerne conto. C'è tutta una parte ancora di buoni mensa, frutto di contributi che ci ha dato lo Stato in ragione di 14.000 euro, che ancora a fine mese devono ripartire per il secondo bando. Per quanto riguarda tutta la tassazione della bolletta della Tari, soprattutto per le aziende non domestiche, come vi ricordate, l'anno scorso siamo riusciti a dare i 20.000 euro di maggior incentivo per le società che hanno tenuto chiuso per il lockdown. Adesso vedremo più avanti, quando avremo il piano finanziario consolidato del PEF, del COVAR, se abbiamo degli avanzi di bilancio nel piano economico lì, vedremo di andarlo nuovamente ad integrare. E questo è un qualche cosa che possiamo condividere e proseguire insieme. Questo per quanto riguarda la spesa corrente, e soprattutto, quindi all'interno della spesa corrente c'è anche tutta la vita dei dipendenti comunali che prosegue con le loro funzioni, con le loro attività. Dal punto di vista invece delle infrastrutture e delle spese in conto capitale, devo dire che quest'anno partiremo
Partiremo con i lavori dell'asfaltatura delle strade, con tutte le attività legate alla sistemazione antisismica della scuola di Viale Signorini, quindi con la relativa sistemazione temporanea per 6 mesi alle scuole medie, tutta la passerella della 393 che abbiamo da sistemare, perché lo facciamo con un finanziamento legato all'incentivo alla sicurezza strade. C'è il secondo lotto di strade che deve partire assieme alla fermata dello scuolabus, che andrà a finire sempre quest'anno nel 2021. C'è la sostituzione delle centrali termiche, delle 4 centrali termiche a cura dell'Italgas come struttura. A costo del comune c'è tutta la parte pratica e tutta la parte di supporto relativa all'ingresso degli impianti. Dopodiché c'è tutta l'espansione dei giochi che abbiamo inserito, come avete visto, vecchi e nuovi, la ricertificazione dei vecchi e l'inserimento di alcuni nuovi, e dopodiché c'è tutta la parte legata alla normale attività del verde, dei giardini. Sono 3 iniziative molto molto importanti a cui teniamo in maniera particolare, che abbiamo previsto nel bilancio, che sono le iniziative legate alla creazione del distretto del cibo con 23 comuni, alla creazione di un distretto del commercio composto da 6 comuni, e poi abbiamo fatto richiesta ad un bando per farci rientrare tra le città di riferimento come gli sport, come sport ideali, come cittadina legata allo sport. Abbiamo fatto la domanda, speriamo di essere accettati, e vediamo cosa si può fare. Questo cercare sempre di creare quelle che sono le massime sinergie tra le ricchezze che abbiamo a livello associativo e quelle che sono anche le ricchezze che ha il nostro comune, che sono i locali a disposizione per le associazioni. È un bilancio che oserei dire che guarda avanti e che vuole dare una certa tranquillità anche ai cittadini, nel senso che non vogliamo pesare fortemente su di loro, ma nello stesso tempo continuare a garantire quei servizi che fino ad oggi ci sono sembrati importanti ed essenziali. E ad oggi veramente posso dire che non abbiamo tolto nulla, ma abbiamo confermato e aggiunto. Non ho altro da aggiungere e sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliere De Maria. Ma velocemente, ovviamente questo è praticamente la finanziaria del comune, dell'amministrazione attuale, e ovviamente noi abbiamo poco da dire, perché non possiamo metterci anche noi le mani in pasta, perché essendo opposizione e quant'altro. Ovviamente ci uniamo al plauso del lavoro degli uffici, soprattutto della ragioneria, perché sappiamo che l'ufficio centrale rispetto al bilancio e quant'altro e dal lavoro che fanno, e come abbiamo detto in altri ambiti possiamo dire niente degli uffici, che sono veramente disponibili a fornirci della documentazione che richiediamo e quant'altro. Poi ci sarebbe da aggiustare qualche ufficio, ma questo lo vedremo. Per quanto riguarda il bilancio preventivo, allora noi avevamo chiesto qualche consiglio comunale fa, siccome la previsione è che per il Covid, per la pandemia, sono destinati ai comuni parecchi soldi, avevamo chiesto se valutavate la possibilità di costituire un'eventuale commissione, e che magari ovviamente in questa commissione ovviamente poter partecipare ovviamente anche noi, ma questo perché non ci fidiamo, perché il senso è sempre quello che noi abbiamo sempre penso dimostrato in questa fase della pandemia e anche prima, un senso di opposizione costruttiva, che non è solo uno slogan, ma penso che potete confermare che abbiamo intrapreso questa strada e la vorremmo continuare. Però rispetto a alcuni ambiti non dico che vorremmo essere considerati rispetto alle nostre idee, per carità, perché ripeto,
nel 19 qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso, però visto che stiamo dimostrando un senso di responsabilità e di non attaccarci alla virgola rispetto ad alcune questioni, ci auspicheremo un po' nel futuro di essere coinvolti un po' di più, ma ripeto, non per andarvi a fare le vere scarpe, ma giusto per quel senso di collaborazione che noi abbiamo messo in campo. Per cui noi ovviamente su questo voteremo contro, perché sappiate che non abbiamo deciso niente rispetto a questo e non possiamo votare altrimenti, però auspichiamo che in futuro un po' di interessamento, di coinvolgimento della minoranza ci farebbe molto piacere, insomma, tutto qua. E vi ringrazio. Grazie consigliere Maria, ci sono altri interventi? Volevo solo replicare. Sì, prego sindaco. Consigliere De Maria sa che nella mia persona apprezzo moltissimo tutto quello che fin d'ora avete fatto e stiamo facendo. Non ho nessuna problematica, ma perché questo famoso contributo Covid che viene dallo Stato è un contributo che lo Stato ci fornisce a secondo della tra virgolette numero di abitanti e criticità che ci possono essere. Ad esempio, da questo fondo prenderemo, allora, innanzitutto deve essere tutto documentato e tutto rintracciabile, legato esclusivamente a spese per il Covid. Vi posso già annunciare che da questa spesa, in accordo con la ragioneria, noi daremo un contributo alla nostra residenza Santa Croce per l'acquisto della casa degli abbracci, in maniera tale che possiamo migliorare, come dire, la qualità dei nostri anziani con i loro parenti, e questo perché è condivisibile ed è possibile spenderlo in quel capitolo. Dopodiché all'interno di quel capitolo stiamo anche guardando tutte quelle attività che sono legate, però non abbiamo ancora la contezza, l'esercizio e la possibilità di fare anche l'estate ragazzi con il Covid, e quindi vedere se riusciamo quantomeno a prendere dei fondi, almeno legato al fatto di utilizzare materiali che sono, no, la pulizia o la disinfestazione. Quello che volevo dirvi è: non vi sentiate esclusi, perché anziché creare una commissione possiamo usare una delle due che c'è, che già esiste, perché poi in qualche maniera possiamo prendere quella legata alla finanza e discuterne, no? Qualora voi abbiate delle idee, dice: sentite, ma c'è questa possibilità, lo possiamo vedere, e c'è questa apertura e dialoghiamone volentieri, non c'è nessuna preclusione. Quindi basta un accenno, perché magari noi travolti dalla quotidianità partiamo, e se abbiamo qualche necessità rispetto a quelli che sono i fondi che ci arrivano, vediamo cosa riusciamo a fare, in accordo con la ragioneria. Ok, grazie. Grazie sindaco, prego consigliere De Maria. Sì, una cosa veloce, va bene, innanzitutto grazie della risposta a Francesco che mi hai dato, ma mi hai fatto venire in mente nel tuo intervento, per quanto riguarda l'estate ragazzi, l'anno scorso si era programmato, è un po' fuori dal tema, scusate, ma era stato negato la possibilità di iscriversi con il certificato ISEE. Quest'anno sarà lo stesso o il comune, noi speriamo di sì, dà la possibilità per l'iscrizione di monitorare e vedere se qualcuno può pagare meno rispetto alla dichiarazione ISEE, o rimarrà tutto come l'anno scorso, cioè senza dichiarazione ISEE, col fatto che molte persone si sono iscritte da un'altra parte e non hanno proprio neanche iscritto i ragazzi nella scuola, nell'estate ragazzi. Era solo un inciso, grazie. La risposta è: abbiamo considerato quest'anno di poterlo organizzare come comune. Come sapete, l'anno scorso noi abbiamo ricevuto un contributo da parte della regione e l'abbiamo girato dando alla cooperativa l'attività che aveva fatto. Organizzandolo la cooperativa, chiaramente lei non ha tenuto conto dei vari gradini. Quest'anno a bilancio
abbiamo messo l'attività come se lo potesse organizzare il comune, dobbiamo semplicemente solo e sempre verificare se riusciamo a farlo, no? Nel senso che se riusciamo a farlo, tra virgolette, passatemi il termine, nella vecchia maniera, se riusciamo a farlo noi, come penso, e a bilancio abbiamo stanziato i fondi per poterlo fare, sicuramente sì. Dobbiamo vedere come va il proseguo dell'epidemia. La cosa che però ci terrei e lo terrei come punto fermo è il numero dei partecipanti, perché come poi ci può aiutare anche la nostra collega Giulia Salomone, ha visto l'anno scorso, avevamo trovato in qualche maniera un numero perfetto che ci teneva tranquilli sulla sicurezza dei ragazzi e non c'era e in più davamo un servizio decisamente buono, perché poi dobbiamo, no, anche lì mascherine, disinfestazione, dobbiamo dare una certa sicurezza. Comunque sì, dovremmo riuscire a fare tutto il discorso con i vari scaglioni. Grazie Sindaco, ti ricordo solo che per la discussione è messo un intervento per consigliere. Ringrazio solo Francesco, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, allora passare alla votazione. Allora, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristagno Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Contrario. Salomone Giulia. Contraria. De Maria Francesco. Contrario. Speca Marco. Contrario. Per l'immediata eseguibilità, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristagno Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Contrario. Salomone Giulia. Contrario. De Maria Francesco. Contrario. Speca Marco. Contrario. Grazie. Non ho punto ordine del giorno, adeguamento funzionale della rete stradale Exana, strada statale 393, nel tratto tra Sant'Avadò e Carmagnola, al chilometro 13, lotto 1, definizione accordi con la città metropolitana di Torino. Relazione al sindaco. Allora, sì, semplicemente, forse c'è un errore, è Federica, scusami Diego, ci siamo intervallati, scusami. Sì, scusami, sbaglio io, relazione all'assessore Villa. Sì, sì. Ok, scusate. Dunque, con deliberazione della giunta provinciale nel 2010 veniva approvato il progetto appunto definitivo della rete stradale nel tratto da Sant'Avadò e Carmagnola e veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Successivamente è stata disposta l'occupazione d'urgenza, nel maggio del 2010 veniva fatto sopralluogo e veniva redatto verbale per lo stato di consistenza, dopodiché si sono susseguite una serie di varie fasi, tra cui l'approvazione del piano esecutivo, l'affidamento lavori, la variante, il collaudo, l'approvazione del collaudo e tutta una serie di fasi obbligatorie, diciamo, no? Di passaggi obbligatori. Fino a che a dicembre del 2020 la città metropolitana ha richiesto al comune la cessione gratuita di tutte queste particelle che erano state occupate dalla nuova realizzazione delle rotonde, degli svincoli,
della corsia del pullman e tutte queste cose. Oltre al fatto che sotto il territorio di Moncaglieri, per capirci dove c'è la quinta rotonda, quella di Rossi, no? Non so se avete presente, è stato realizzato un pezzettino di strada asfaltato proprio verso i campi, che sarebbe poi quello che dovrebbe essere il raccordo con la zona industriale di Corso Savona Nord, no? Quel pezzettino lì la città metropolitana praticamente lo cede a noi come comune, perché loro non se ne fanno nulla, a fronte però della cessione di tutti questi altri piccoli mappali, che sono veramente, ce ne sono alcuni di 2 metri, cioè proprio cose piccole, e comunque che sono sede stradale, per cui noi non ne potremo fare nulla. Per cui appunto c'è questo, diciamo, scambio, che il comune cede gratuitamente tutte queste particelle alla città metropolitana, che poi diventerà ANAS a breve di nuovo, e in cambio riceve questo pezzo di strada, benché sul territorio di Moncaglieri, a fronte della futura, speriamo, realizzazione del raccordo con la zona industriale. Non ho altro da aggiungere. Grazie, assessore Villa. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Allora, passiamo alla votazione. Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristiano Domenico. Favorevole. Villa Festinico. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Speca Marco. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità, Lucco Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Cristiano Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Ventrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Speca Marco. Favorevole. Grazie. Appunto, ordine del giorno trasmesso dal Comune di Carmagnola, progetto Carmagnola dice no ad un deposito di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Relaziono io, Presidente del Consiglio. Allora, il Consiglio lo devo leggere, quindi lo leggerò, cercherò di essere chiaro e fare abbastanza in fretta. Allora, il Consiglio Comunale, vista la nota del Comune di Carmagnola, protocollo 1101 dell'11 gennaio 2021, acquisita al protocollo comunale al numero 224 dell'11 gennaio 2021, con cui è stata trasmessa copia dell'ordine del giorno adottato dal Consiglio Comunale di Carmagnola in data 9 gennaio 2021, ad oggetto Carmagnola dice no ad un deposito di smaltimento dei rifiuti radioattivi, visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 numero 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Considerato che la Sogin S.p.A. in data 2 gennaio 2015 ha trasmesso al Dipartimento Nucleare a Rischio Tecnologico Industriale dell'ISPRA, oggi ISIN, la proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, CNAPI, alla localizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività.
derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari incluso in un parco tecnologico. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2019, con cui è stato approvato il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, considerato che le ultime proposte di CNAPI aggiornate sono state presentate dalla Sogin S.p.A. nel mese di gennaio 2020, visto il decreto legislativo 31 luglio 2020 numero 101 articolo 242,3 che recita i rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell'amministrazione della difesa confluiscono a titolo definitivo nel deposito nazionale. Appreso dagli organi di stampa che in data 30 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente hanno rilasciato nulla osta alla desecretazione e alla pubblicazione della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale di Smaltimento dei Rifiuti Radioattivi, considerato che l'avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico, ex decreto legislativo numero 31 del 2010, è stato reso noto con avviso pubblico del 5 gennaio 2021 sul sito della società Sogin S.p.A. e su almeno 5 quotidiani nazionali, considerato che sono stati pubblicati il 5 gennaio 2021 da parte di Sogin S.p.A. i dati relativi a 67 comuni potenzialmente idonei, tra cui Carmagnola, senza alcun tipo di preventivo confronto, interazione e o comunicazione con i territori interessati, generando nei cittadini residenti in tali aree una situazione di confusione e di grande preoccupazione, visto l'avviso pubblico della società Sogin S.p.A. che detta la tempistica di 60 giorni per eventuali osservazioni, incontri e seminari, tenuto conto del contesto attuale, appare evidente che diventa difficile e più complicato affrontare l'iter indicato da Sogin S.p.A. per la presentazione delle osservazioni e delle controdeduzioni. Visti i criteri di esclusione e di approfondimento contenuti nella relazione tecnica elaborato di NGS 00056 del 21 gennaio 2020, che si rifanno alla guida tecnica numero 29 dell'ISPRA, criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media radioattività, visto in particolar modo i criteri di esclusione, numero 4, addirittura presenta un errore materiale in quanto noi siamo zona TO7 e non zona TO10, 9, 10, 11, 12, 13, quindi gli altri criteri di esclusione, che indicano Carmagnola come sito non idoneo alla localizzazione del deposito nazionale. Visti inoltre i criteri di approfondimento numero 4, 6, 8, 10, 11, 13, per i quali si riconferma la non idoneità del sito proposto nel comune di Carmagnola, sentiti gli interventi dei consiglieri che interverranno, che hanno preso parte al dibattito come riportati nel nastro di registrazione depositato in archivio, visto l'articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, si delibera di esprimere il pieno sostegno del comune di Villastellone a favore del comune di Carmagnola, affinché il sito per deposito di rifiuti radioattivi venga realizzato in un'area più idonea e non stravolga un'intera comunità che ha cercato di trovare nell'agricoltura un'identità territoriale ed una vocazione importante, di trasmettere copia del presente atto al comune di Carmagnola. Quindi sostanzialmente, a seguito della raccolta firme che è stata promossa, come sapete, andando per passi veloci, nel 2010 la Comunità Europea impone agli Stati di fare un piano nazionale per individuare i siti potenzialmente idonei, il sito che dovrà essere alla fine, per lo stoccaggio di questi rifiuti radioattivi che sono il prodotto di alcune lavorazioni industriali, e costituirà questo il sito nazionale dove tutte le scorie prodotte per una certa tipologia di attività dovranno confluire, essere stoccate e sopra il quale poi realizzare un parco tecnologico. La società incaricata, la Sogin, in due tempi ha presentato un piano nazionale individuando 67 comuni all'interno dei quali ci sono aree potenzialmente idonee. Questo piano è stato desecretato nel 2020 e quindi pubblicato. Difatti si contesta il fatto che i territori non sono stati coinvolti e all'ultimo momento i territori vengono a conoscenza di essere in qualche modo essere indicati come,
come siti potenzialmente idonei. E oltre a questo è stato proposto dalla stessa Sogin un tempo di 60 giorni che si ritiene riduttivo per effettuare i vari confronti. Tra l'altro oggi sulla stampa di Torino c'è proprio scritto che la Sogin, di fronte alla richiesta di ampliare i tempi, risponde, respinge la proposta, quindi conferma i 60 giorni di tempo, non accetta ampliamento, probabilmente sia anche un po' stretti dalla procedura, quindi approvando questo ordine del giorno si appoggia al Comune di Carmagnola nel sostenere l'inadeguatezza dell'area, che come sapete, come avrete visto, si trova nel confine tra i comuni di Villastellone, Carmagnola e poi Lino, ma interamente nel Comune di Carmagnola. E quindi si trasmette poi l'ordine del giorno alla sede competente, al Comune di Carmagnola, che lo trasmetterà a sua volta alla SOGI, nel Ministero di riferimento. Questo è quanto. Ci sono interventi su questo punto? Sì, grazie Presidente. Posso... No, consigliere Spiegato, gruppo Spiegato. Allora, chiaramente noi non ci sogniamo neanche di far mancare il nostro appoggio a questa mozione a sostegno del no grazie, fatelo da un'altra parte, però dato che abbiamo interagito col capogruppo Gaido nel cercare anche le specificità del territorio del nostro comune, delle criticità, io penso che questo, al netto della questione nazionale, sia un buon diciamo una buona occasione perché il comune di Villastellone si occupi delle criticità ambientali che ha già, e anche dicendo no grazie a quelle che potrebbero arrivare. Sappiamo che ce ne sono, schiume, schiumette varie, continue nello Stellone, non parliamo degli scheletri industriali che abbiamo da dismettere, sono lì da anni. Ecco, volevo solo sottolineare che prima o dopo anche il comune di Villastellone, con quello che ha in casa, le sue criticità ambientali, dovrà occuparsene. Ecco. Tutto qua, grazie. Grazie, consigliere Speca. Sì, condividiamo tutto. Sostanzialmente riassunto, non aggiungerei nulla a quanto detto. Ci sono altri punti, altri interventi, scusate? Se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione. Ok. Allora, Luca Diego. Favorevole. Principi Francesco. Favorevole. Ristaino Domenico. Favorevole. Villa Federica. Favorevole. Gaeta Cosimo. Favorevole. Clerico Domenico. Favorevole. Nicco Caterina. Favorevole. Entrice Cristian. Favorevole. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Spega Marco. Favorevole. Grazie. Ok, quindi undicesimo punto all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Villastellone per tutti riguardante condanna dei ripetuti episodi di marca fascista verificatesi in tutto il paese. Relazione al primo firmatario che è consigliere Speca. Sì. Capogruppo, prego, prego. Grazie Presidente, una piccola premessa a supporto della nostra mozione perché una volta tanto non parliamo di cose amministrative, quindi voglio spiegarmi bene, soprattutto perché vorremmo che votaste anche voi una mozione di questo tipo. La mozione che vi presentiamo non è un esercizio di retorica, né vogliamo sottoporre a questo consiglio corsi e ricorsi storici, però abbiamo la nostra sensibilità, abbiamo tra di noi il... Sì, tutto a posto. Ah, è andata via. Sa che è partito internet.
Non so, aspettiamo un attimo. Scusate, se qualcuno gli telefona, magari non lo sa nemmeno. Sì, sì, l'ho contattato. Marco, ci sei? Microfono. Non ti sentiamo, Marco. Scusate, ma ha scritto messaggio Marco che non riesce a collegarsi, se non prova a dire io quello che voleva dire il consigliere Speca, capogruppo, se per voi non ci sono problemi. Insomma. Sì, d'accordo, sì, relaziona pure te, quindi passo la parola al consigliere De Maria. Allora, come diceva il nostro capogruppo, ovviamente la nostra mozione che vi presentiamo non è, come diceva lui, una retorica e ne vogliamo, come dire, sottoporre il Consiglio a ricorsi storici. Siamo consapevoli che una maggioranza pesa poco o niente in termini di decisioni amministrative, che è la maggioranza che valuta il valore e il peso di quello che diciamo, come è giusto che sia. Riconosciamo comunque che si è creato un clima di rispetto e di dialogo tra le parti. Ci sono però ambiti su cui noi abbiamo dei limiti e siamo molto intransigenti. Eccolo. No, ma vuoi parlare? Franco, a questo punto, dai, non togliamo tempo. Magari leggi la mozione, te, Marco. Chiedo scusa a tutti. Dicevo, ci sono degli ambiti in cui noi abbiamo dei limiti e siamo però molto intransigenti. Uno di questi sono alcune posizioni che questa mozione senz'altro potrà sottolineare. Presentare questa mozione per noi non è un semplice atto, è un semplice dovuto atto di solidarietà e di civiltà per questo motivo vorremmo che voi assieme a noi la votaste favorevolmente. Ovviamente avete verificato la nostra disponibilità per dare delle soluzioni valide, non solo davanti all'emergenza dovuta alla pandemia, ma anche in altre occasioni, l'abbiamo fatto tenendo fede alle nostre sensibilità, un po' quello che dicevo io nel mio intervento per quanto riguarda il bilancio. E se di sensibilità, come abbiamo sentito dire, è necessario parlare, qua si tratta di capire se c'è qualcuno seduto con noi la cui sensibilità politica si richiama agli ideali fascisti, anche solo per chiarire il fatto e renderlo pubblico, soprattutto davanti ai villastellonesi, perché sarebbe un fatto grave e di cui dovremmo trarre le nostre, e anche penso voi, le vostre dovute considerazioni sul futuro della nostra azione di consiglieri. Noi pensiamo che il fascismo oggi abbia molte forme e sia meno riconoscibile, ma non per questo meno pericoloso. Non per questo meno pericoloso, si esprime nel razzismo, nella xenofobia, nel populismo estremo, nella discriminazione di genere e sempre più spesso in atti di vera e propria violenza. Basta leggere i giornali negli ultimi giorni, ce ne sono veramente tantissimi.
Questo non lo diciamo noi e non è un'opinione, basta essere un minimo informati. Per quel che ci riguarda invece l'iniziativa di raccolta delle firme in supporto della legge di iniziativa popolare contro la propaganda nazifascista, è un atto secondo noi molto importante. Quindi, come penso sappiate, non si vuole legiferare se una persona può o non può addormentarsi con il busto del duce sul comodino. Questo lo riteniamo un esempio di folklore, un esempio di gusto, chiamatelo come meglio credete. Qui si tratta che con l'avvento dei social media la propaganda e la comunicazione raggiungono molte più persone in maniera molto più massiccia, e pensiamo ai giovani con quel maledetto TikTok, io chiamo maledetto, permettetemi, che sta creando molti problemi, e neanche alcune tesi che si sono sentite dire in giro, che noi saremmo d'accordo anche di essere contro ad altre dittature, proponete. Noi saremo d'accordo a fare delle mozioni anche contro qualsiasi dittatura. Però qua in Italia, e volevamo solo chiudere questo inizio della mozione, qua in Italia abbiamo vissuto il fascismo. Qua in Italia abbiamo vissuto il fascismo di Mussolini. Non abbiamo vissuto il comunismo di Stalin. Non abbiamo vissuto tantomeno Mao Zedong o Pinochet. Per cui qua si parla di quel fascismo lì. E per chiudere, una persona di cui abbiamo imparato ad avere profondo rispetto, lo diciamo con tutta franchezza, ha detto che la festa del 25 aprile è un momento di alto profilo civile ed etico da perseguire tutti i giorni, e lo ripeto, da perseguire tutti i giorni. Queste parole sono state dette il 25 aprile dal nostro sindaco Francesco Principi. E noi riteniamo che oggi, in questo preciso momento, è uno di quei giorni che faceva riferimento lui. E noi, di Villa Salone per Tutti, suoi oppositori, noi in questo caso, siamo d'accordo con lui. Fine della premessa, grazie. Chiedo grazie. Sì, Maria. Sì, qui do la parola, se vuole leggere la mozione. In mezzo all'antifascismo, e De Maria parla, secondo me è lui che mi ha combinato qualcosa, perché voleva dire lui delle cose. Il Consiglio Comunale di Villastellone esprime la più ferma condanna dei ripetuti episodi di marca fascista verificatisi in tutto il paese. Il 27 gennaio 2021 a Cogoleto, in provincia di Genova, in Consiglio Comunale e nel giorno della memoria, tre consiglieri comunali decidevano di esprimere il voto a braccio teso, emulando il saluto fascista. Negli ultimi giorni diverse notizie riportano giovani accusati di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo, nonché di aver svolto azioni di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, ha evidenziato l'aumento dei delitti a sfondo razziale ispiranti al suprematismo bianco. È nostro preciso intento non farci intimidire e non essere distolti dal nostro lavoro quotidiano, consapevoli che siamo chiamati in prima persona a contrastare i fascismi che tornano a galla. Riteniamo che il nuovo fascismo debba essere fermato e soprattutto mai sottovalutato. Per questo siamo molto preoccupati per il ripetersi di questi episodi dimostrativi e intimidatori. La democrazia non è un dono che viene dal cielo, ma un fine per il quale dobbiamo quotidianamente investire. Esprimiamo pertanto solidarietà al sindaco, al Consiglio Comunale e alla città di Cogoleto ed esprimiamo ferma condanna per quanto accaduto in Consiglio Comunale il 27 gennaio scorso. Abbiamo l'obbligo di spiegare ai giovani che dal sangue dei partigiani che combatterono la dittatura nazifascista sono nate la Repubblica e la Costituzione. Nessuno può permettersi di infangare la loro memoria, soprattutto chi siede nelle istituzioni e ci dovrebbe rappresentare. Essere italiano equivale per noi a essere antifascista. Essere antifascisti non è di parte o divisivo. Si è antifascisti e basta. Invitiamo la cittadinanza a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo
e al nazifascismo e alla vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti, ad opera del comitato promotore presieduto dal sindaco di Stazzema, pur consapevoli che il fascismo non si sconfigge con una legge, ma attraverso la condivisione e la comprensione dei valori e dei principi democratici di libertà ed uguaglianza che sono alla base del nostro vivere democratico e sono espressi nella nostra Costituzione. Grazie. Grazie, consigliere Specca. Allora, su questo punto interviene, presumo, il sindaco, giusto? Sì. Prego. Allora, incomincio subito dicendovi che il nostro gruppo si asterrà. E si asterrà perché lo vorrei motivare così. Allora, nessuno, e neanche il nostro gruppo, ha intenzione di giustificare le attività fasciste e tutti i tipi di totalitarismi, anzi anche noi siamo ben consapevoli che sono stati veramente un peso per la nostra Europa, perché poi no, ha gestito gran parte dell'Europa. Però questo vorremmo che fosse, visto che questo è un tema politico, è un tema che prende non più a livello amministrativo, vorremmo che facesse parte proprio una revisione della storia, come, perché non c'è soltanto questo tipo di totalitarismo. Quindi quello che voglio dirvi è che ancora il concetto non è ben chiaro, no? E andrebbe espresso sulla totalità dei totalitarismi. Soprattutto l'altro punto, quello di vietare il fatto di dire uno ha comprato una spilla o si addormenta con il busto del Duce, voglio dire, proprio perché abbiamo principi di libertà, non ci viene in mente di dire no, tu quello non lo puoi fare. Io ti insegno e ti dimostro, e questo nella storia, in questo dopoguerra, con le varie dimostrazioni, con le varie attività, sono stati fatti grossi, grossi passi da gigante. Adesso, al di là dei quattro personaggi che hanno voluto in maniera folcloristica salutare il Consiglio Comunale, piuttosto che quattro ragazzotti hanno voluto fare gesti particolarmente gravi, non posso paragonarli al fatto che c'è in campo un atto e un pericolo democratico e quindi si può ripristinare, no? Questo discorso qua. Quindi lasciamo la libertà di dire oh, voglio comprarmi una spilla piuttosto che un busto, non posso dire a casa tua non farlo. Su questo appunto volevo essere appunto chiaro e dire, dopodiché siamo un gruppo, come sapete, una lista civica, al quale al suo interno ci sono diverse anime e abbiamo condiviso di lasciare esprimere ad ognuno a propria coscienza e abbiamo trovato un accordo che è stata quella dell'astensione, pur condannando tutti il discorso dei totalitarismi e pur lasciando in maniera totalmente libera di venire a firmare nei vari uffici che sono tutti a disposizione. E nell'eventualità il gruppo, qualche gruppo, volesse andare a fare, sottoscrivere delle firme in piazza, non abbiamo nulla che osta a questo cammino. Questa è la nostra posizione. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi. Prego. Presidente. Prego, prego. Niente, secondo me questo consiglio ha perso un'occasione, ma come dire, ne prendiamo atto che questa cosa comunque vada avanti. Villastellone e i villastellonesi passeggiano in Piazza Libertà, che non è la libertà quando sono libero a nascondino, passeggiano in via Cossolo, che non era un architetto, un ingegnere, ma era un partigiano. E rispetto alle considerazioni del sindaco, sì, probabilmente è una questione di sensibilità,
noi siamo più attenti. Io non penso che come amministratori, come rappresentanti dei nostri cittadini, dobbiamo vedere degli atti che minacciano, atti eversivi che minacciano l'ordine democratico, per schierarci una volta per tutte. Io penso che valga la pena farlo prima, perché parlo ad esempio, mi rivolgo a, ai nostri colleghi Ventrice e Salomone, e noi abbiamo visto, non abbiamo fatto la resistenza, ma di gente morta, di bombe, ne abbiamo viste comunque. E se magari fossimo stati un po' più attenti, quelle tragedie non sarebbero successe. Grazie. Grazie consigliere Specca. Ci sono interventi? Qualcuno vuole intervenire su questo punto? Prego consigliere De Maria. Ma velocemente, perché sinceramente la delusione è tanta, ve lo confesso, perché la delusione è tanta. L'abbiamo scritto nella nostra mozione: o si è o non lo si è antifascisti. Se in un gruppo ci sono sensibilità diverse, che vengano fuori, ma che ognuno faccia quello che vuole, che uno abbia la quella è libertà, che ognuno in un consiglio comunale, se veramente è antifascista, che ci voti a favore la mozione, perché se no sono solo parole buttate al vento. Sono solo parole buttate al vento. O si riconosce che questo è un pericolo per la democrazia, oppure parliamo di altro. Perché il revisionismo storico che ha accennato il nostro sindaco e ribadito dal nostro sindaco personalmente, lo trovo di una bassezza veramente inquietante. Vogliamo equiparare tutto in Italia? Vogliamo equiparare tutto? Parlare di come fate, perché lo sappiamo che lo fate, le foibe e i partigiani è tutto uguale? Ci sono delle cause ben precise storiche rispetto a questo, per cui mi dispiace, anzi ci dispiace, è una cosa che ci siamo detti tra di noi nel nostro interno. Certo, la collaborazione continuerà perché pensiamo di essere responsabili. Ma purtroppo per questa roba qua, per mancanza di coraggio da parte di qualcuno della maggioranza, che non si reputa ovviamente fascista, ma purtroppo, ahimè, voi dite non si reputa neanche forse antifascista, certo collaboreremo, ma collaboreremo non più con degli avversari. E permettetecelo, ma forse collaboreremo forse con dei nemici che non hanno il coraggio di dichiararsi antifascisti. Antitotalitarismo. E chiudo. Grazie consigliere De Maria. Ci sono altri interventi? No, volevo aggiungere semplicemente un concetto. Non è che il fatto che un gruppo piuttosto di maggioranza o di opposizione che sia, perché non si trova in accordo su alcuni punti, deve essere in qualche maniera un ricatto nella collaborazione delle varie, del proseguo delle attività. Ci mancherebbe, l'abbiamo spiegato, sono sensibilità diverse e un gruppo si reputa eterogeneo proprio in questi momenti quando si va a votare, perché lo stesso vale per il bilancio. Perché uno è contrario, tutti sono contrari? Uno dell'opposizione, della maggioranza, potrebbe essere non contrario o favorevole, quindi vale lo stesso discorso. Quando si vota, il gruppo deve essere gruppo. Questa è la posizione. Dopodiché, se voi vedete dei nemici, mi sembra una, come dire, un'affermazione pesante, ma ne prendiamo atto, e la collaborazione niente, continuerà come sempre, ma non ci sentiamo di essere tacciati come i fascisti, no? Perché non è così. Grazie. Grazie sindaco, direi che la discussione è stata fatta anche nei tempi, quindi passerei alla votazione. Va bene. Allora, Lucco Diego. Astenuto. Principi Francesco. Astenuto. Ristaino Domenico. Astenuto. Villa Federica. Astenuta.
Gaeta Cosimo. Astenuto. Erico Domenico. Astenuto. Nico Caterina. Astenuta. Ventrice Cristian. Astenuto. Ganci Andrea. Favorevole. Salomone Giulia. Favorevole. De Maria Francesco. Favorevole. Speca Marco. Favorevole. Solo per chiarezza, la mozione è approvata. Sì. Bene. Allora, sono pervenute due interpellanze, di cui però mi risulta solo una ammessa alla discussione, no? Nel senso che sull'altra ci sia stato un chiarimento. Io leggo il titolo dell'interpellanza che mi risulta alla discussione, che è quella come oggetto campagna vaccinale, che vede come primo firmatario la consigliera Giulia Salomone, che invito a leggere o a relazionare. Esatto. Non ho premesse, quindi la leggo e basta. Allora, il gruppo consigliare Villastellone per Tutti chiede al sindaco e agli assessori competenti come stia procedendo la campagna vaccinale nel nostro comune e all'interno dell'ASL 5. In particolare, siete a conoscenza di eventuali numeri percentuali? Avendo avuto notizia che presso la RSA Santa Croce si è conclusa di recente la campagna vaccinale, chiediamo informazioni circa il numero o la percentuale di ospiti e di personale vaccinato presso la casa di riposo cittadina. Si chiede infine all'amministrazione di promuovere in maniera unitaria con le forze di minoranza un piano di informazione e comunicazione in modo tale da permettere alla popolazione di conoscere in maniera approfondita gli effetti dei vaccini e incentivare la campagna vaccinale contro il Covid-19. Questo impegno alla sensibilizzazione potrebbe coinvolgere tutte le realtà che operano sul nostro territorio, da quelle associative alla Fondazione Santa Croce, dalle associazioni di categoria al terzo settore, dai sindacati alle istituzioni, gli enti culturali, il mondo sportivo, la scuola. Sarebbe ad esempio molto utile utilizzare il maxi schermo in piazza e i canali web, i social del nostro comune per diffondere le testimonianze di chi è già vaccinato, i motivi della vaccinazione. Ad esempio i volontari della Croce Verde, i membri del CDA della Fondazione Santa Croce, in particolare nella persona del presidente e del personale sanitario villastellonese, premiato peraltro durante l'estate in occasione della Rana d'Oro. Questo sarebbe un passaggio fondamentale nella battaglia contro il coronavirus e siamo fermamente convinti che, attraverso una corretta informazione alla popolazione, si possa aumentare la consapevolezza che più velocemente ci vaccineremo, prima sconfiggeremo questa pandemia e torneremo a quella normalità che manca ormai da quasi un anno. Grazie. Ok, grazie consigliera Salomone. Risponde il sindaco. Sì, allora in merito alla vostra interpellanza ho un po' di dati e vi devo dire in totale franchezza che alcuni enti hanno storto un po' il naso, nel senso che hanno reclamato una sorta di privacy, no? In ogni caso parliamo di percentuali, quindi non parliamo di persone, quindi assolutamente non ho nulla da... Però per dirvi, molte volte questa pressione per sapere dei dati e per dare informazione nella popolazione stessa non genera un così piacevole, no, sensazione. In ogni caso vi volevo dire che la totalità dei nostri ospiti a Santa Croce hanno fatto il vaccino, dovevano terminarne due che erano arrivati, non stavano bene, l'hanno fatti dopo. Comunque i nostri ad oggi 30 ospiti sono totalmente vaccinati con il farmaco Pfizer. Il personale sanitario è al 90%, anche loro hanno la vaccinazione fatta.
al completamento il 100% perché ci sono delle situazioni che lo stanno seguendo a livello immunologico perché hanno già trasmesso, hanno già avuto la malattia. Quindi nel momento in cui termineranno questo stato, completeranno la vaccinazione. Per quanto riguarda quello che vi posso ancora dire, a livello del CDA del Santa Croce, anche loro sono al 60% delle vaccinazioni. I nostri ragazzi della Croce Verde sono la totalità. E per quanto riguarda le forze armate e la nostra polizia locale, sono già prenotate, non l'hanno ancora sviluppato, ma sono già prenotate tramite il portale che è andato in porto questa settimana. Idem discorso vale per il personale scolastico, sia esso docente, sia esso di supporto, quindi personale ATA, tutto personale contattato, messo all'interno del portale, ma ancora devono farlo. L'altra cosa che mi premeva spiegarvi e alla quale molto volentieri vi rispondo è che a partire dalla prossima settimana incomincia lo screening degli over 80. Tra ieri e stamattina ho parlato con i nostri medici di base. Quindi over 80 si intende 1 gennaio 41, quindi tutto dal 40, quello che compiono 80 anni quest'anno, verranno tutti inseriti all'interno della piattaforma regionale a cura dei nostri medici di base e ai quali daranno, lasciatemi dire, una priorità a livello di patologie. Quindi l'ottantenne che ha cardiopatie particolari con diabete conclamato, lasciatemi dire, avrà priorità 1. L'ottantenne che sta abbastanza bene, che non ha grosse patologie, avrà priorità 2. Però mi dicevano i medici di base che questo discorso di priorità 1, priorità 2 è questione di settimana più, settimana meno. Non avremo tempi grossi. L'unica grossa criticità che loro vedono è sul numero e sul quantitativo di vaccini che ancora devono arrivare, non ce n'è a sufficienza. In ogni caso tutti i nostri over 80 faranno il vaccino della Pfizer, mentre per quanto riguarda gli altri c'è la possibilità di fare AstraZeneca / Moderna, ma c'è la possibilità di rifiutarlo per poter accedere a questo qui della Pfizer. Vi posso dire ancora che per quanto riguarda, tra virgolette, purtroppo, la discussione degli over 80 è che, contrariamente alla comodità di trovare una soluzione magari anche sul nostro territorio, loro dovranno recarsi presso i 6 centri vaccinali dell'Asilto 5, che sono 2 a Moncaglieri, 1 a Nichelino, 1 a Chieri e 2 a Carmagnola, dove gli verrà inoculato il vaccino della Pfizer, che deve essere mantenuto a meno 80. Quindi in questi 6 centri vaccinali hanno sotto controllo il vaccino. Stiamo valutando anche con i medici, perché loro verranno coinvolti direttamente per la somministrazione dell'AstraZeneca, che è molto più semplice, di magari poterlo fare chiaramente non agli ottantenni, ma a personale, tra virgolette, più giovane, diversamente anziano, e lo potranno fare loro. Allora potrebbe entrare in campo anche strutture comunali che in qualche maniera abbiamo messo a disposizione come locali e attendiamo una loro risposta. Quindi paradossalmente l'ottantenne che ha difficoltà a muoversi deve andare in questi centri vaccinali, e quindi rispetto magari a un quarantenne che ha più facilità a guidare. Però è così per questo problema, appunto, di conservazione del medicamento. Quindi questi over 80 verranno contattati dall'ASL tramite telefonata, tramite SMS, rispetto a un numero che hanno lasciato, al quale gli verrà dato l'appuntamento per la prima dose, e una volta che si sono recati a fare la prima dose gli verrà comunicato quando andare a completare l'operazione con la seconda dose. Vi volevo dare ancora un dato. Ad oggi l'ASL 5
questo è un dato ufficiale, quindi non c'è nulla di nascosto, ha effettuato la nostra area ASL 5 16.350 vaccini, quindi di cui 9.200 di prima dose e 7.150 con seconda dose. E la nostra ASL 5 potenzialmente ha un bacino di utenza da 0 a 100 anni di 300.000 persone, vuol dire che abbiamo vaccinato oggi il 5% di tutto il comparto ASL 5, a partire da Castelnuovo Don Bosco per arrivare fino a Carmagnola sostanzialmente. Ha preso tutto il Chiarese, tutto il Moncaglierese, il Nichelinese, tutta la nostra zona. Questi sono i dati. Dopodiché, strutturalmente, se ci vogliamo trovare, e qua di nuovo non abbiamo nessun problema per definire come poterlo impostare, per poterlo mettere sul social piuttosto che scrivere un dato, siamo molto aperti. In totale franchezza vi dico che ho trovato un po' di ostruzione, no, in queste informazioni, proprio a discapito di privacy. Ecco, questo è per dirvi tutto il filone logico del ragionamento. Null'altro, grazie. Grazie Sindaco, direi che la discussione su questa interpellanza si può considerare chiusa. Per quanto riguarda l'altra interpellanza, vi precisate solo se la decisione qual è, cioè se la ritirate o cosa? Sì, abbiamo avuto, scusa, intervengo io, De Maria, sì. Abbiamo avuto i chiarimenti in merito, per cui la ritiriamo, ovviamente. Perfetto. Grazie a te. Benissimo, allora grazie a tutti, direi che il Consiglio Comunale si chiude adesso che sono le 19.47, grazie a tutti, buona serata. Grazie, chiedo solo ai miei assessori di rimanere in linea per fare giunta 2 minuti, che ci sono le 2 delibere conseguenti al Consiglio, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Arrivederci, ciao. Sono le 18.